Federico Battaglin, c'è Locatelli, abbiamo visto Agostini è rimasto in questo gruppetto, poi Luigi Milletta, Nicola Testi, eccolo qua ultimo, sembra affaticato. Questo è Locatelli che ha fatto una bella operazione sull'ascesa di Collalto, andando a ricucire praticamente lui lo strappo. Uno dei migliori scalatori del nostro movimento giovanile, anche quest'oggi si sta confermando ad altissimi livelli. Cercheremo tra un po' di capire se avrà la forza di fare la differenza in quella che è l'asperità più difficile di questo campionato italiano, vale a dire la salita, l'ultima volta della salita di Col Vendrame, uno strappo secco di 800 metri con pendenze superiori al 12%. Intanto la grafica ci segnala in testa al gruppetto dei primi Tommaso Salvetti, poi abbiamo visto anche Davide Orrico alla sua ruota, quindi gruppetto abbastanza numeroso, poi vedremo se nel gruppo ci sarà qualcuno che avrà la forza in discesa di rientrare su questo gruppetto di testa. Sono questi i corridori selezionati dall'ultima scalata a Collalto, 30-35 atleti sono rimasti a giocarsi questo campionato italiano. Vedi con il numero 74, vale a dire Luca Vaccari, che tenta di sciogliere un po' i muscoli, qualche problema di crampi probabilmente per lui, nonostante ciò riesce a rimanere agganciato grazie al fatto anche che la strada sta scendendo leggermente, si passa in mezzo a queste estensioni di vigneti e davanti l'andatura continua ad essere sempre molto molto alta. Molto alta, d'altronde sono gli ultimi chilometri di gara, ultimi di chilometri di una gara sempre tirata in cui non c'è mai stata una fase di studio. Silvio, sono sempre partiti a tutta con continui scatti e controscatti, come un po' è la caratteristica della categoria, e quindi non si è potuti certo risparmiare. Magari qualcuno con la squadra più nutrita, come ad esempio Alberio con la Trevigiani, ha potuto agevolarsi del lavoro dei compagni, ma la maggior parte di questo gruppo non è stato così. Sì, una gara combattuta, siamo ormai agli ultimi chilometri, poco più di 10 chilometri all'arrivo, una media generale che sfiora i 40 orari, questo a dimostrazione, a testimonianza di quello che stavi dicendo, che non c'è mai stato un attimo di pausa. Testa della corsa, siamo ancora in discesa a tutta per riuscire quantomeno a mantenere il vantaggio nei confronti del resto del gruppo. Tratto in discesa, discesa tecnica, discesa complicata, fortunatamente non piove, oggi c'è un gran caldo e quindi i rischi sono naturalmente limitati, ma questo è un tratto in discesa veramente difficile che i corridori naturalmente hanno avuto la possibilità, questa è l'ottava volta che la percorrono, quindi hanno avuto la possibilità di memorizzarla, di studiarla al meglio. Ora sono rimasti 30-35 corridori davanti, quindi i rischi naturalmente sono diminuiti, ciò nonostante bisogna sempre rimanere attenti e concentrati. Gianfranco Ziglioli alla faccia a chiudere il gruppo degli inseguitori in questa discesa, vedete la strada non è particolarmente larga. Intanto qua abbiamo un bel primo piano per Matteo Trentin e poi con le immagini ancora sulla fila indiana nella discesa. Matteo Trentin che si è leggermente avvantaggiato senza volerlo, è di queste parti quindi conosce molto bene il percorso, quindi senza insistere, senza provarci molto è riuscito ciononostante a prendere qualche metro di vantaggio, ma vedete si è fatto prontamente riprendere, non ha nessuna intenzione di attaccare, sarà il prossimo strappo di Col Vendrame a fare la differenza probabilmente. Probabilmente Silvio, chi avrà energie per attaccare adesso mantiene la gamba e poi aspetterà proprio l'ultima ascesa, lo dicevamo, con pendenze anche al 12% ultima per ascesa, portare l'attacco decisivo. Ultima ascesa, abbiamo detto strappo che non supera il chilometro, dopo questo strappo impegnativo di Col Vendrame questo lungo falsopiano leggermente in discesa, ma dove bisogna spingere, dove bisogna saper spingere il lungo rapporto, e ci sarà naturalmente chi sentirà la condizione, chi sentirà la gamba, che tenterà di fare la differenza per non arrivare tutti insieme. Non credo arriveranno tutti insieme perché credo ci sarà selezione, un campionato italiano naturalmente che comunque chiamerà all'appello proprio i migliori pretendenti, perché è un percorso duro e impegnativo dove sono emersi finora i migliori. Ecco, non mi è sembrato di scorgere Alberio in questo gruppetto dei primissimi, abbiamo visto
Stefano Locatelli, abbiamo visto Battaglin. Tra l'altro, dalla somma di Col Vendrame fino all'arrivo non c'è un vero e proprio tratto in pianura, Silvio. Questo può avvantaggiare gli attaccanti perché c'è una discesa continua, una leggera salita, ma non c'è una... Ecco qua Locatelli. Non c'è un tratto in pianura dove il gruppo possa ricucire un eventuale strappo. L'unico tratto, diciamo così, di strada favorevole è quello che i corridori stanno percorrendo, che è proprio quello che fa da spartiacque tra la discesa della prima salita e l'inizio della seconda salita di Col Vendrame, dove tutti cercheranno naturalmente di prenderla nelle prime posizioni, perché è una salita corta ma impegnativa, dove ci saranno degli scatti, e quindi farsi sorprendere in fondo al gruppo vorrebbe dire a quel punto probabilmente poter dire addio ai sogni di gloria che molti di questi ragazzi stanno coltivando. Intanto vediamo sempre gli stessi atleti in testa al gruppo, abbiamo visto Salvetti, abbiamo visto Fedi, questo è Cecchinel che fa l'andatura in questo momento proprio alle spalle di Salvetti e Fedi che sta tirando il gruppo, anche Orrico è sempre lì, insomma quelli che abbiamo già visto protagonisti li ritroviamo sempre nelle prime posizioni. Questo invece è Stefano Locatelli, da lui ci si può attendere qualcosa in salita, dicevi te, uno dei migliori giovani scalatori italiani. Non a caso le nostre telecamere, i nostri operatori dei mezzi in movimento vanno a cercare Stefano Locatelli, perché è colui che ha dato dimostrazione in salita di saper fare delle grandi cose, lo abbiamo visto inquadrato anche in questo momento. Credo che molti nel gruppo di testa si attendano e temano quello che potrà fare Stefano Locatelli in salita, ciò nonostante vedete che soprattutto gli uomini della Zalf e Desiree Foro, in questo caso con Giorgio Cecchinelle, tengono alta l'andatura, questo per evitare che qualcuno possa scattare anche in pianura. Esatto, proprio quello che dicevamo prima, c'è chi ha la squadra e vedete qua gli uomini della Zalf e Desiree, maglie verdi con i bordi blu, e vedete Battaglin protetto tra due compagni con Cecchinelle, loro compagno di squadra davanti, a tenere alta l'andatura. Quindi la squadra conta e aiuta tantissimo. La squadra conta senza dubbio, soprattutto quando è formata da atleti di qualità come quelli che hai poc'anzi citato. Aspettiamoci naturalmente da questi atleti di livello che siano loro a condizionare, ci dobbiamo aspettare che siano loro a condizionare questo finale di gara. Ormai sono meno di 10 km all'arrivo, si stacca intanto Cecchinel, stanchissimo Cecchinel, che e qua ha dato tutto, ha fatto il suo lavoro. Altro compagno di squadra, Marco Canola, davanti a tirare della Zalf Desiree. È cambiata la tattica, hai visto? Cecchinelle teneva alta l'andatura per evitare gli scatti, Marco Canola invece ha tentato di anticipare, questo per costringere i rivali a quel punto, i rivali probabilmente i capitani Zalf e Desiree Fior quest'oggi sono da inquadrare in Battaglin e in Agostini, e per cercare di anticipare, per naturalmente costringere i rivali all'inseguimento, mentre stiamo Orrico iniziando Orrico la salita di Col Bertà. Prende a tutta Col Vendrame, scusami. Prende a tutta, bocca aperta, spalancata nello sforzo, l'inizio della salita. Mancano 7 chilometri all'arrivo. Ecco, già da queste immagini, da questa inquadratura, vediamo le difficoltà di chi non è riuscito a prenderla davanti. Mentre davanti vedi che ci sono gli scatti, si allunga notevolmente il gruppo. Ecco, questa è una fase, e vedi che in seconda posizione c'è proprio Stefano Locatelli, pronto probabilmente a dare una botta che potrebbe essere quella definitiva. Abbiamo visto Salvetti davanti al gruppo nella salita, qua abbiamo Fabio Aro, protagonista di una lunga fuga d'inizio. Ecco qua, ancora Salvetti a tenere alta l'andatura. Mazze, il suo paese natale, provincia di Torino. Ed ecco Locatelli, attenzione allo scatto di Locatelli. Va a lui, Locatelli. Prova ad allungare su Col Vendrame. Come ti appare questa azione, Silvio? La classico scatto, la classica andatura dello scalatore puro. Stefano Locatelli, vedi con quanta facilità apparente naturalmente riesce a scattare in salita, riesce a fare la differenza, rapporto agile, fisico minuto, vedi che dopo lo scatto si siede, cambia rapporto e rilancia l'azione. Veramente un'azione straordinaria di uno degli uomini che in salita, rivediamo in questo momento lo scatto, di uno degli uomini che in salita sa andare sicuramente meglio rispetto ai tanti rivali.